tribunale, quindi per me il Napoli è nato. E ha dato l'assist. Non si può ottenere tutto subito, ci vuole tempo, se no questi figli non riescono a crescere. Non bisogna fare i fuochi d'artificio. Io capisco che c'è molto desiderio a Napoli, poi il calcio è una delle poche cose che funziona e quindi sento l'affetto, sento il desiderio di tutti di fare sempre meglio, ma noi dobbiamo andare con calma, con cautela. Non deve essere mai considerato un giocattolo, i giocattoli si sfasciano. Però Presidente, a questo pubblico possiamo dire che Ansi, Clavezzi e Cavani rimarranno a Napoli? Ma perché lei aveva qualche dubbio? No. Invece io volevo spostare. Io. Allora, noi nel cinema italiano siamo poverelli, nel cinema americano siamo ricchi. Nel calcio si è sempre ricchi, si parla di tantissimi soldi, però io ho sempre una massima: mettere denaro, vedere cammello. Io questo cammello non lo posso far vedere perché il denaro, in tanti anni, in questi 7 anni che volevano comprare i nostri giocatori, non l'ho messo mai nessuno. E allora sai, quando poi si sente dire molto spesso, sono i desideri degli allenatori che dicono: mi piacerebbe avere Tizio, Caio e Sempronio. Oppure sono i procuratori che, per far crescere lo stipendio ormai bloccato per un quinquennio o per un triennio, devono stimolare alchimie di ipotetiche offerte per far sì che la società corri subito a dire: no, ma io ti aumento lo stipendio. Presidente, me la dice solo una cosa, è la domanda che ci hanno fatto qui a Sorrento per 4 giorni. Tutti ci chiedevano la stessa cosa, ma Hiller che cosa risponde ai tanti che lo ha chiesto a noi? Ma Hiller è un grandissimo centrocampista, fantastico, credo che interessi anche la Juve, così leggo. Però la bottega dei Pozzo è una bottega estremamente cara, loro sono, si ritengono giustamente i più bravi da questo punto di vista del vivaio in Italia, lo fanno da tanti anni, hanno, credo che impieghino 120 giocatori ogni anno, quindi è giusto che poi gli escano dei giocatori di livello che, giocando nella loro prima squadra, poi si attestano e assumono dei valori che loro giustamente riescono a far come in un'asta crescere, evitare, perché centrocampisti, poi dimostrato anche in Barcellona, sono necessari. Assolutamente sì. Qualche spettatore interessato la stava ascoltando. Noi andiamo da Alessio Conti a bordo palco. Con spettatore più che interessato, direi. D'accordo che siamo grandi giocatori.